Allora. Sindaco Summa, presente. Amoroso Michela, Albano Giuseppe, Iannone Filomena, De Santis Felice, Esposito Gennaro, Della Corte Erminio è assente. Ascolese Rosa, Iannone Fabio, presente. Russo Fara, Ingenito Luigi, Ansalone Carmine, Figliamondi Gerardo, Lupone Luigi, Landi Eliana, Landi Francesca e assente. Vabbè, al momento è assente, poi quando è lì. Romano Giovanni e assente. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 presenti, 2 assenti. 3 assenti. 3 assenti. No, allora non si può dire, no. 2 assenti. Sì, sì. Sono 14 presenti. Ah, 14 presenti e 3 assenti. Sì. La seduta è valida. Passiamo al primo argomento all'ordine del giorno. Un poco di silenzio per cortesia. Approvazione verbali seduta precedente. Come al solito procediamo alla, no, alla lettura dell'oggetto con, la con il numero della deliberazione, per poi, se ci sono interventi, alla fine daremo la possibilità di intervenire. Allora, copia di deliberazione del Consiglio Comunale numero 45 del 29/9/2022, presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Copia di deliberazione del Consiglio Comunale numero 46 del 29 settembre 2022, oggetto riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A, sentenze esecutive, decreto legislativo 267 del 2000, sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno numero 4517 del 2017. Copia di deliberazione del Consiglio Comunale numero 47 del 29/9/2022, oggetto riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera E, A, sentenze esecutive, decreto legislativo 267 del 2000, sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno numero 315 del 2018. Riconoscimento debito fuori bilancio, copia di deliberazione numero 48 del 29 settembre 2022. Ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A, sentenze esecutive, decreto legislativo 267 del 2000, sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno numero 671 del 2021. Copia di deliberazione del Consiglio Comunale numero 49 del 29/9/2022. Oggetto riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A, sentenze esecutive, decreto legislativo 267 del 2000, sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania numero 3121 del 2022. Copia di deliberazione del Consiglio Comunale numero 50 del 29/9/2022. Oggetto approvazione bilancio consolidato esercizio finanziario 2021. Se ci sono interventi, altrimenti passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole al primo argomento all'ordine del giorno? Approvazioni verbale seduta precedenti, alzi la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4. Per le medaglie di esecutività? No, non c'è bisogno. No. Quindi passiamo al secondo argomento all'ordine del giorno. Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera E del decreto legislativo 267 del 2000 per la disostruzione di ponti e la rimozione materiale lungo l'alveo del torrente Solofrana alla frazione Sant'Angelo ed aree limitrofe del comune di Mercato San Severino a seguito degli eventi meteorologici straordinari del 4 novembre 2022. Relazione all'assessore al bilancio del Regno. Prego, assessore. Grazie, presidente. Allora, in data 4 novembre 2022, a seguito di eventi pluviometrici intensi ed eccezionali, veniva effettuato un sopralluogo con il personale dei vigili del fuoco e della protezione civile, in occasione del quale si riscontravano
esondazioni del torrente Solofrana in via Torrione Marcello, in via Ponte Nuovo e aree limitrofe, del torrente Rio Secco in zona Pip Sibelluccia e aree limitrofe. Si è verificato inoltre che per quanto attiene ai ponti alla frazione Sant'Angelo, si è verificata l'ostruzione quasi totale degli attraversamenti degli stessi, con deposito lungo il letto dell'alveo di materiale trasportato da monte, che ha ridotto in maniera evidente la capacità di smaltimento delle acque meteoriche, oltre alla presenza di tronchi, arbusti e detriti vari, con potenziale pericolo di tracimazione delle acque e potenziale interessamento della viabilità comunale delle abitazioni nei pressi del sottopasso. Con ordinanza sindacale veniva attivato il centro operativo comunale. Inoltre, con verbale congiunto di constatazione di somma urgente, di cui alla legge regionale numero 3 del 27 febbraio 2007, articolo 18 e 67, e decreto legislativo 50/2016, articolo 163 del 4 novembre 22, sottoscritto dal responsabile della quarta area tecnica comunale e dal comandante della polizia locale e responsabile della protezione civile, acquisito con protocollo 24504/22, si è evidenziato e stabilito che lo stato dei luoghi è tale che sussistono condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, potendosi aggravare le condizioni del rischio idraulico in corrispondenza del centro abitato della frazione Sant'Angelo, per cui occorreva intervenire con insomma urgenza. I lavori da eseguire erano necessari, urgenti, indifferibili e di pubblica utilità. L'importo stimato per gli interventi è stato individuato in 80.000 euro, compresi gli oneri di conferimento materiale in discarica, l'IVA e le spese tecniche. La stima è stata eseguita applicando alle varie categorie di lavori i prezzi del prezzario Regione Campania 2022, approvato con decreto giunta regionale del 28/6/2022. È stata contattata per le vie brevi la ditta AEG Costruzione SRL con sede in Mercato San Severino, che recatasi sul posto, dopo essere stata edotta sul tipo di intervento da eseguire e fatte le dovute valutazioni, ha dato la propria disponibilità all'esecuzione dell'intervento ed ha offerto sui prezzi del vigente prezzario adoperato per la stima dei lavori a farsi, nonché sugli eventuali nuovi prezzi, il ribasso del 20%. La consegna dei lavori è avvenuta contestualmente alla redazione del verbale, previo allestimento del cantiere e dichiarazione di accessibilità alle aree di cantiere di proprietà privata. L'ente attuatore è il Comune di Mercato San Severino. Il gruppo è stato individuato nella persona dell'architetto Antonio D'Amico, responsabile della quarta area tecnica, e l'ufficio del Centro Civile di Salerno ha provveduto all'alta sorveglianza dei lavori. Per quanto riguarda la copertura finanziaria, attesa l'indisponibilità economica del Comune di Mercato San Severino per l'importo dell'intervento stimato, si sarebbe inoltrata apposita richiesta all'Ufficio dei Lavori Pubblici e Protezione Civile per l'autorizzazione alla spesa, così come riportato nelle linee guida approvate con decreto di dirigente Regione Campania numero 309 del 16 agosto 2021, con devoluzione del relativo finanziamento al Comune di Mercato San Severino, che avrebbe provveduto alla redazione di tutti gli atti amministrativi volti al collaudo delle opere. Con nota protocollo 24.505 del 22, a firma del RUP e del responsabile della protezione civile, è stato trasmesso agli organi competenti il verbale protocollo 24.504 del 22, unitamente alla richiesta di contributo per l'esecuzione a regia di un intervento di somma urgenza per la disostruzione di ponti e per la rimozione di materiali lungo l'alveo del torrente Solofrana alla frazione Sant'Angelo ed aree limitrofe del comune di Mercato San Severino a seguito degli eventi meteorologici straordinari del 4 novembre 2022, a firma del sindaco del pro tempore del comune di Mercato San Severino per gli adempimenti di competenza. Con decreto numero 514 del 22 novembre 2022, la Giunta regionale della Campania, Direzione regionale dei lavori pubblici e protezione civile, in accoglimento alla richiesta del contributo richiesto, concedeva il finanziamento dell'intervento al Comune di Mercato San Severino, autorizzando ed impegnando la spesa complessiva di euro 80.000, di cui euro 30.000 per lavori, compreso oneri per la sicurezza, ed euro 50.000 per somme a disposizione dell'amministrazione. Il gruppo alla procedura ha trasmesso la perizia
protocollo 25.284 del 2022 per gli adempimenti conseguenziali dell'amministrazione comunale. L'impresa esecutrice applicherà il ribasso del 20% dei prezzi della perizia, come da verbale 25.504 del 2022. Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale numero 42 e 43 del 19 settembre 2022 sono stati approvati rispettivamente il documento unico di programmazione 22-24 e il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 22-24. Vista la delibera di giunta comunale numero 263 del 2022 del 30/11/2022, con la quale si è deliberato di prendere atto del verbale protocollo 24.504, di approvare la perizia giustificativa di spesa relativa ai lavori di somma urgenza per complessive euro 80.000, che si provvederà all'iscrizione nel bilancio di previsione 22-24 del finanziamento di euro 80.000 concesso con decreto della Regione Campania numero 514 del 22/11/2022, con la variazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale il riconoscimento della spesa di cui all'oggetto entro 30 giorni dall'approvazione del presente atto, ai sensi dell'articolo 191,3 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazione. Di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 191,3 del decreto 267/2000, il riconoscimento della spesa entro 30 giorni dall'approvazione della deliberazione di giunta. Grazie. Quindi, per concludere, si propone di deliberare, cioè di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente proposta, di riconoscere quale debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera e del decreto del 267/2000 la spesa complessiva di 80.000 euro IVA inclusa come da quadro economico approvato inerente all'intervento per la di sostruzione di ponti e la rimozione materiali lungo l'alveo del torrente Solofrano alla frazione Sant'Angelo ed aree limitrofe del comune di Mercato San Severino a seguito degli eventi meteorologici straordinari del 4 novembre 2022 al fine di eliminare una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità da finanziarsi con fondi regionali di cui al decreto dirigenziale Regione Campania numero 514 del 22 novembre 2022 per i lavori eseguiti dalla ditta AEG Costruzione SRL, con sede in Mercato San Severino, alla via delle Corti numero 13. Di imputare la spesa scaturente dalla presente nel bilancio di previsione 2022-24 per 80.000 euro IVA inclusa al 22%, tenendo conto della copertura finanziaria con il finanziamento regionale di cui al precedente decreto dirigenziale Regione Campania numero 514 del 22/11/22 sul capitolo 21635, di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito. Grazie Assessore Del Regno, passiamo alla discussione. Chi intende intervenire alzi la mano. Prego Consigliere Anzalone. Grazie Presidente. Signori consiglieri, il riconoscimento del debito fuori bilancio sottoposto alla nostra attenzione e alle valutazioni. Consigliere, chiedo scusa, dopo ci consegna dopo la consegna o dobbiamo dettare? Dopo facciamo per il voto e quindi la lasciamo agli atti dopo. Perfetto, prego. Sono degli appunti che ho preso. Quindi il riconoscimento del debito fuori bilancio che è sottoposto all'analisi, alle valutazioni del Consiglio Comunale è riferito ai lavori di somma urgenza con, come ha detto giustamente l'assessore, con la finalità di disostruire ponti di attraversamento e la rimozione di materiale lungo l'alveo del torrente Solofrano in località Sant'Angelo, aree limitrofe,
e precisamente nei tratti di esondazione del torrente Solofrana in via Torrione Marcello e aree limitrofe, via Torrione e aree limitrofe, via Ponte Nuovo e aree limitrofe. Nel tratto di esondazione del torrente Rio Secco, in zona Pip Sibelluccia e aree limitrofe, e a seguito degli eventi del 4 novembre del 2022. Precedentemente però a tali eventi sono stati affidati lavori per il ripristino delle condizioni iniziali del deflusso nella sezione esistente del torrente Solofrana, a monte e a valle del ponte alla località Sant'Angelo, e di preciso tra la confluenza con il torrente Rio Secco e l'attraversamento con via Ponte Nuovo, a monte dei tratti interessati dagli eventi del 4 novembre del 2022. Tale intervento di pulizia prevedeva la rimozione di materiale in sovralluvionamento rispetto alla quota del fondo dell'alveo, prevedeva il taglio e la rimozione della vegetazione, con il conferimento in discarica autorizzata, previa la caratterizzazione del materiale, proprio per aumentare e garantire il deflusso della portata idrica. L'obiettivo di tale intervento era di eliminare le condizioni di rischio, che poi si sono verificate. Al contrario, gli eventi del 4 novembre del 2022 hanno dimostrato la persistenza delle condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, con elevato rischio idraulico, proprio in corrispondenza del centro abitato della frazione Sant'Angelo. Rischio che doveva già essere eliminato o risultare in qualche modo già ampiamente mitigato grazie ai lavori conferiti con aggiudicazione giusta determina del responsabile dell'area numero 3 del 7 ottobre 2022, la determina numero 568, credo, a firma del segretario. Perfetto. Ci sono altri interventi? Assessore Scarano, prego, assessore. Grazie Presidente, un saluto ai consiglieri, al sindaco, ai consiglieri e a tutti i cittadini presenti. Faccio una brevissima osservazione rispetto agli appunti poc'anzi uditi in ordine all'intervento in somma urgenza di cui oggi la delibera viene sottoposta al Consiglio Comunale, la delibera di riconoscimento di debito fuori bilancio, per fare una di base. Dunque, l'intervento di cui si parlava, e parliamo dell'intervento ordinario CIG 93-64-76-93-DA, affidato alla AEG Costruzioni, riguarda sostanzialmente il tratto centrale e riguarda per l'appunto interventi di pulizia dell'alveo che risultava ostruito dalle foto Google Map dal 2019. Quindi, grazie a fondi reperiti, si è fatto un intervento profondo di pulizia. E questo tratto riguarda sostanzialmente la parte centrale di tutto invece il percorso che è stato invece investito dagli eventi alluvionali del 4 novembre. Precisamente in data 4 novembre, come da perizia redatta dall'ufficio tecnico che contestualmente ha richiesto per l'appunto l'autorizzazione all'intervento in somma urgenza autorizzato dal Genio Civile nella misura degli 80.000 euro di cui oggi si discute, perché discutiamo della variazione di bilancio, scusate le spalle, purtroppo la posizione è, non so come sistemarvi,
quindi dicevo, perché la variazione riguarda per l'appunto un finanziamento in entrata della Regione Campania, del Genio Civile, riguardava per l'appunto i tre ponti, ponte via Torrone Marcello per intervento di disostruzione verificatosi appunto in occasione dell'evento, ponte di via Torrione per un intervento di disostruzione verificatosi a causa dell'evento straordinario, ponte via Ponte Nuovo dove è stato necessario sia un intervento di disostruzione e sia la rimozione per 50 metri lineari di materiale che era presente sul posto dall'agosto 2021. Quindi diciamo che, parlando della stessa cosa, ma parliamo di due cose totalmente differenti, laddove nelle more dell'esecuzione dell'intervento si sono verificati in altri punti, perché secondo le previsioni dell'intervento ordinario, fatta la fase centrale, restavano altre due parti ancora su cui intervenire. Diversamente, con l'evento straordinario si è ottenuta la risorsa economica per intervenire, peraltro si è intervenuto anche in via d'urgenza, su tutti e tre i punti. Quindi, detto questo, le attività dell'ufficio, visto il verbale di somma urgenza che è stato redatto in concomitanza al sopralluogo e quindi all'affidamento fatto alla ditta secondo le prerogative dell'ufficio e nelle sue competenze, ha fatto sì che venissero eseguiti e che ad oggi mi pare fossero in via di definizione tutte le attività. Grazie. Grazie Assessore Scarano. Ci sono altri interventi prima di passare poi eventualmente alle dichiarazioni di voto? Non ci sono interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Chi intende intervenire? Prego, consigliere Anzalò. Dichiarazione di voto per tutto il gruppo di opposizione. Allora, esprimiamo voto contrario al riconoscimento dei debiti, del debito fuori bilancio in quanto riteniamo che tali eventi potevano essere fortemente mitigati in ragione dei lavori precedentemente programmati addirittura nell'agosto del 2021, nonostante l'affidamento di lavori sotto soglia per lavori di ripristino delle condizioni del deflusso nella sezione esistente del torrente Solofrano, non hanno eliminato il pericolo che si è determinato a valle di questo tratto in concomitanza con gli eventi meteorologici del 4 novembre 2022. Esprimiamo sconcerto
per la superficialità con cui viene governato il nostro territorio, a maggior ragione, concludo, avevate giustamente provveduto per tempo ad espletare sin d'agosto tutte le procedure di gara per l'affidamento, virgola, compreso la nuova giudica derivante dal fatto che la impresa che aveva in primis vinto la gara risultava priva di requisiti. Esprimiamo per queste ragioni sommariamente elencate nostro voto contrario. E vorremmo, solo per ultimo, verbalizzare agli uffici di predisporre tutta quanta la documentazione afferente a tale procedura, avente CUP J18H22000540003 e CIG 9364769 Domodossola Ancona DA. Sì, predisporre sia per l'accesso, per presa visione, per poi estrarne copia, a cominciare dalle lettere di invito e di come queste sono state poi selezionate nei confronti delle imprese, fino all'ultima fase, se è stata se c'è stata chiusura di cantiere, tutti i formulari, tutti i provvedimenti a discarica, tutto quanto riguarda dalla prima parte fino alla fine di questo lavoro. Grazie. Grazie consigliere Anzalone. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Sì, presidente. Ovviamente. Consigliere Esposito, prego. Grazie. Ovviamente, allora, noi esprimiamo parere favorevole. Il primo intervento, ci tengo a sottolineare che il primo intervento è stato fatto a monte, poi quei giorni diciamo che li ho anche vissuti perché sono stato sul posto. Il primo intervento è stato fatto a monte nei pressi della chiesa. Ovviamente lì era più urgente e impellente la questione e quindi è stato rimosso il terreno. Poi successivamente l'intervento d'urgenza è stato fatto a valle, in un luogo diverso da quello che era stato fatto precedentemente, perché quel giorno, se ricordo bene, c'è stato un evento diciamo straordinario, ricordo a Rocca Piemonte, forse a Casale è successo il finimondo, a Castel San Giorgio ancora di più. In genere in quella zona dove è stato fatto il secondo intervento, l'allagamento in genere avveniva però in maniera, in misura più contenuta. Poi il primo finanziamento diciamo da solo non era in grado di sostenere totalmente tutta la Solofrana e quindi poi d'urgenza è stato fatto il secondo perché è successo un evento che è andato al di là di tutte le previsioni, un evento straordinario,
Quindi, ma sappiamo bene che poi peraltro il problema non è stato risolto definitivamente, perché le competenze poi non sono del comune, quindi comunque il problema va ancora affrontato e va risolto in maniera definitiva, però in questo momento forse in parte, diciamo, è stato risolto, perché è stato tolto tutto quel terreno, poi c'erano delle tubazioni, se ricordo bene, ancora più a monte del primo intervento, cioè sul primo ponte, e là l'intervento andava obbligatoriamente fatto per evitare cose ancora più gravi che potevano succedere. Quindi esprimiamo parere favorevole per il secondo punto. Grazie. Grazie consigliere Esposito. Non ci sono altri interventi? Possiamo passare. Niente. Prego, dottoressa. Presidente, consigliere Russo, prego. Sì, allora io preannuncio voto favorevole da parte del nostro gruppo e mi ricollego a quello che ha detto il consigliere Esposito. La straordinarietà dell'evento chiaramente ha richiesto un intervento straordinario. Un'amministrazione deve rispondere all'urgenza con decisioni urgenti, e chiaramente questa amministrazione ha fatto questo, ha risposto con urgenza a una situazione di estrema urgenza. Per cui preannunciamo voto favorevole. Consigliere Russo, ci sono altri interventi? Non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? È conclusa. Quindi dobbiamo procedere al lavoro. Allora, chi è favorevole al secondo argomento all'ordine del giorno? Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1, lettera E, del decreto legislativo 267 del 2000 per la disostruzione di ponti e la rimozione materiale lungo l'alveo del torrente Solofrana alla frazione Sant'Angelo ed aree interne limitrofe del comune di Mercato San Severino, a seguito degli eventi meteorologici straordinari del 4 novembre 2022. Alzi la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 favorevoli. Contrari? 1, 2, 3, 4, 5 contrari. Nessuno astenuto. Sì. Quindi passiamo per la immediata esecutività. Chi è favorevole per la immediata esecutività? Alzi la mano. 10, 12, contrari? 3. Contrari. Allora, 3 favorevoli e 2 contrari per l'immediata esecutività, quindi sono 13 e 2. Segretario, per metterla nel corpo della delibera, questo la alleghiamo. Un attimo che deve firmare il consigliere Lupon. Grazie. Quindi prima di passare, non me ne voglia l'architetto D'Amico, io lo volevo salutare e augurargli un buon lavoro, perché al primo consiglio comunale che presiede era qui presente e mi è proprio sfuggito. Quindi auguri da parte dell'intero consiglio comunale di un buon lavoro e di tanta collaborazione a difesa dei nostri cittadini. Grazie. Auguri. Auguri. Passiamo al terzo argomento all'ordine del giorno. Deliberazione di giunta comunale numero 223 del 7 ottobre 2022. Di variazione al bilancio, provvedimento ai sensi dell'articolo 175 decreto legislativo 267 del 2000, relazione all'assessore del Regno. Prego, assessore. Grazie, presidente. Con deliberazione di consiglio comunale numero 42 e 43 del 19/9/22 sono stati approvati rispettivamente il documento unico di programmazione 22/24 e il bilancio di previsione finanziaria 22/24. Con deliberazione di giunta comunale numero 223 del 7 ottobre 22 sono state apportate in via d'urgenza variazioni al bilancio di previsione finanziario 22/24 ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267/2000. Sulla proposta di deliberazione di consiglio comunale di ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 223 del 7 ottobre 22 è stata acquisita in data 14/11/22 il protocollo generale con nota 25.241, parere favorevole del collegio dei revisori con verbale 91 dell'11 novembre 22.
il provvedimento di variazione adottato in via d'urgenza dall'organo esecutivo non è stato ratificato entro il termine di 60 giorni, considerato che ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 18/8/2000 numero 267, le variazioni adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza devono essere ratificate a pena di decadenza dal Consiglio Comunale entro 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine, e che la variazione al bilancio apportata con la citata deliberazione della Giunta Comunale numero 223 del 7 ottobre 22 non è stata ratificata entro i termini stabiliti dalla normativa in precedenza citata, e in conseguenza della predetta variazione sono stati assunti degli impegni di spesa. Pertanto viene richiamato l'articolo 175,5 del decreto legislativo 267/2000, il quale prevede che in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi 30 giorni e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. Pertanto, anche sulla scorta del parere favorevole acquisito dal collegio dei revisori con verbale numero 91 dell'11 novembre, si propone di deliberare, di fare salvi gli effetti prodotti dalla variazione di bilancio adottata con deliberazione della Giunta Comunale numero 223 del 7 ottobre 22 e le obbligazioni scaturenti a seguito dell'adozione della deliberazione medesima, di approvare il provvedimento di variazione al bilancio relativo all'esercizio finanziario 22 come adottato in deliberazione della Giunta Comunale 223 del 7 ottobre 22 e di dichiarare, stante l'urgenza, la delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo 267/2000. Grazie Assessore Del Regno. Apriamo la discussione. Chi intende intervenire? Prego, consigliere Anzalò. Grazie Presidente. Signori consiglieri, qua noi chiediamo, si chiede la ratifica alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta con la delibera del 7 ottobre 2022, la numero 223. Tale ratifica si richiede perché la Giunta ha operato con i poteri del Consiglio determinando la variazione di bilancio, perché ha ritenuto urgente fare questo spostamento. Si parla in realtà di 18.000 euro che sono serviti per consentire al responsabile di area di adeguare gli stanziamenti, quindi in aumento, della spesa necessaria per il proseguimento delle attività relative alle procedure concorsuali. Questo è. Noi ne prendiamo atto e facciamo alcune valutazioni molto brevemente. Che la variazione in aumento denota, come dire, una scarsa consapevolezza iniziale nella programmazione, perché al netto di tutte le domande che noi ci siamo posti sulla possibilità o meno di espletare i concorsi, tenendo conto della condizione economico-finanziaria del Comune, di un'interpretazione che la Commissione presso il Ministero dell'Interno ha dato e che noi riteniamo autorizzasse solo ed esclusivamente concorsi per la stabilizzazione di persone a tempo determinato e non a tempo indeterminato, e anche in ragione del fatto che all'epoca della stesura dei bandi
e della predisposizione e della pubblicazione di questi, noi non avevamo ancora il bilancio di previsione approvato. Qualcuno mi dirà che a valle si sana probabilmente quel dato che noi riteniamo non formale ma sostanziale, e rispetto a questo noi arriviamo ad ottobre, la Giunta, per adeguare il fondo in aumento per sostenere poi le spese per consentire la prosecuzione delle procedure concorsuali. Noi siamo fortemente critici rispetto a questa, non rispetto alla variazione di bilancio che è poca cosa, ma di certo la variazione di bilancio denota a questo punto un ulteriore elemento di approssimazione e che incide ulteriormente rispetto a tutta una serie di difficoltà che noi riteniamo esistano rispetto all'intera procedura che ha determinato la pubblicazione dei bandi e poi successivamente i concorsi, che credo siano alcuni di questi terminati addirittura. Quindi noi siamo fortemente critici, non ci assumiamo la responsabilità politica di votare questa variazione, sebbene oggettivamente era una necessità, perché se la capienza non c'era di 18.000 euro per consentire alla Commissione di fare lavori, da questo punto di vista era anche giusto farla, per amor del cielo. Ma le nostre dimostranze, i nostri rilievi sono a monte, fanno riferimento ad altro, e credo che continueremo a valutare le conseguenze di queste azioni e a chiedere eventualmente contezza lungo il procedimento consiliare amministrativo. Grazie. Grazie consigliere Anzalone. Ci sono altri interventi? Sì. Chi è? Assessore De Legno, prego. Allora, in risposta alle osservazioni del consigliere Anzalone, allora io già sul punto precedente non sono intervenuto, però volevo far presente che noi stiamo parlando di materia prettamente da bilancio, cioè prima si trattava di un riconoscimento fuori bilancio che non prevedeva alcuna osservazione sullo stato dei lavori come sono state fatte, però non sono intervenuto. Ora anche su una semplice variazione di bilancio che comporta una ratifica ai sensi di un articolo molto chiaro, il 175,5, che permette al Consiglio Comunale di deliberare, si va a parlare di un argomento che tra l'altro penso è stato, cioè un argomento, i concorsi sono stati effettivamente svolti in una maniera secondo me perfetta, perché sfido, no, giusto per dire che per portare avanti concorsi per l'assunzione di 12 persone su varie qualifiche in 2 mesi, penso che bisogna fare soltanto i complimenti a chi si è occupato di questo. Lo so, calme, tu fai, però siamo a parlare sempre di, non, ogni tanto occorrerebbe fare pure i complimenti, imparare a fare pure i complimenti per le cose che fa l'ente. Però a prescindere da questo, ripeto, qui in questa situazione si parla semplicemente di una delibera per una ratifica ai sensi di un articolo di legge. Non penso che era opportuno fare queste precisazioni, mi permetto di dire. Tra altre cose, su una questione penso che è stata condotta in maniera perfetta.
Grazie Assessore Del Regno, ci sono altri interventi? Prego Assessore Scarano. Grazie Presidente. Non posso nascondere la mia sorpresa rispetto alla di dopocanzi. Mi sarei aspettato oggi, almeno in aula, un commento rispetto all'attività e oggettivamente all'impresa che si è raggiunta nell'arco di un anno e di pochi mesi ad ultimare procedure concorsuali per 11 dipendenti, 3 tecnici geometri, 2 istruttori tecnici ingegneri, un avvocato, un istruttore direttivo contabile, un istruttore, un operatore contabile, 3 vigili urbani. Per arrivare ad espletare le procedure concorsuali, l'amministrazione ha ottenuto per la prima volta nel marzo, contrariamente a quanto si sostiene rispetto a questa fantomatica autorizzazione per le sole assunzioni a tempo determinato, ha ottenuto l'autorizzazione a svolgere queste procedure, ribadita nell'ottobre 2022, prima dell'espletamento delle procedure. La variazione oggi all'attenzione del Consiglio, è sfuggita al consigliere Anzalone, riguarda sostanzialmente la spesa per l'espletamento delle procedure preselettive, dato che l'amministrazione ha optato per svolgere anche questo tipo di attività, era necessario al fine di far fronte a questa fase procedurale del concorso coprire questa spesa, che si è vista anche nell'entità, doveva portare al raggiungimento dell'obiettivo che questa amministrazione con orgoglio dice di aver raggiunto. Di essere riuscita a portare avanti uno tra i primi punti del programma elettorale del sindaco, che è quello appunto di riorganizzare e rilanciare l'attività degli uffici e riorganizzare l'amministrazione dopo anni di sacrifici, soprattutto dovuti ai limiti derivanti dal piano di riequilibrio. Oggi, ribadisco, mi pare che palesare tanta amarezza, si capisce che evidentemente è legata al ruolo, però immancabilmente non si può fare a meno di dire e di trasmettere anche alla comunità che sono state portate in porto procedure di assunzione per 13 nuovi dipendenti a tempo 11 nuovi dipendenti, chiedo scusa, un lapsus, a tempo indeterminato, ed inoltre sono in fase di ultimazione anche le procedure di progressione, quindi con personale interno. Stiamo lavorando duramente per dare ai cittadini una risposta sempre più puntuale, dato che non è semplice gestire una macchina con poco personale e quindi non è semplice procedere nella gestione con i vincoli derivanti dal piano di riequilibrio. Grazie. Grazie Assessore Scarano. Ci sono altri interventi? Siamo passati alla dichiarazione di voto? Per le dichiarazioni di voto, prego consigliere Anzalone. Grazie Presidente. Dagli interventi dei due assessori io colgo un dato. Ho la sensazione che siamo andati fuori traccia rispetto all'oggetto. Voi chiedete una ratifica, se non sbaglio, una ratifica, e quindi la Giunta, con i poteri del Consiglio, chiede di ratificare una variazione di bilancio che a me sembra di aver detto che era anche ovvia per garantire la prosecuzione, ma sottolineavo, come dire, al netto
delle valutazioni che abbiamo fatto per quanto riguarda se era il caso o meno, eccetera, ma è un aspetto, diciamo, all'atere. Noi abbiamo sottolineato, e dopo aver sentito l'assessore Scarano mi viene ancora maggiormente da sottolinearlo, la vostra superficialità. Se addirittura io faccio ammenda, non me ne ero accorto che i 18.000 euro sono serviti per fare le preselezioni, significa, come ha detto l'assessore Scarano, significa che è confermata la nostra preoccupazione circa la superficialità con cui avete messo su la macchina amministrativa per espletare i concorsi. La conferma ci viene dall'ottimo assessore Scarano. E che ci dà ulteriormente ragione nell'esprimere il nostro voto contrario, perché anche grazie all'intervento dell'assessore Scarano coglie il senso del nostro voto, perché maggiormente mette in luce una, come dire, disorganizzazione, tanto che oggi chiedete al Consiglio, per garantire gli effetti, di ratificare per questa vostra superficialità una variazione di bilancio. Esprimiamo per queste ragioni un voto contrario. Grazie. Grazie consigliere Anzalone. Ci sono altri interventi per le azioni di voto? Possiamo procedere alla votazione. Allora, chi è favorevole al terzo argomento all'ordine del giorno, deliberazione di giunta comunale numero 223 del 7/10/2022, provvedimento ai sensi dell'articolo 175 decreto legge numero 267 del 2000, variazione di bilancio. Chi è favorevole, alzi la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 favorevoli, contrari. 1, 2, 3, 4, 5 contrari. Per l'immediata esecutività, chi è favorevole? 10, 11, 12 e 13, contrari, 2. Possiamo passare al quarto argomento all'ordine del giorno. Ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 264 del 30/11/2022. Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione dell'esercizio 22/24, esercizio 22, articolo 175,4 del testo unico enti locali. Relazione anche qui l'assessore del Regno. Prego assessore. Grazie presidente. Con la deliberazione della giunta comunale numero 264 del 30/11/2022 è stata approvata una variazione al bilancio ai sensi dell'articolo 175,4 del TUEL immediatamente eseguibile. Con la predetta delibera di giunta comunale è stata approvata una variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2022-24, esercizio 22, finalizzata alla previsione sia nella parte entrata che nella parte spesa degli importi derivanti dalla necessità di far fronte alle sopravvenute esigenze. La variazione approvata prevede una maggiore spesa di complessivi 277.144,95, finanziata con euro 240.427,11 di maggiori entrate ed euro 36.717,84 di riduzione della spesa. Le maggiori entrate sono rappresentate per la quasi totalità da trasferimenti e contributi sia da parte corrente che di parte capitale di cui il Comune di Mercato San Severino è il risultato assegnatario e precisamente 229.061,88 ed 11.365,23 di maggiori entrate per tassa concorsi. Le minori spese sono rappresentate dalle seguenti importi. Allora, 5.000 euro per interessi passivi su anticipazioni di tesoreria non utilizzate, in quanto l'ente non ha mai fatto ricorso per l'appunto all'anticipazione di tesoreria. 7.000 euro per oneri da contenzioso tributario previsti e non utilizzati per eventuali soccombenze spese in contenziosi tributari.
5.440 per minori spese su acquisti materiali di polizia, 5.000 euro relativi a economie su buoni pasto al personale non utilizzati, 3.160 euro prelevati dal capitolo relativo alla manutenzione dell'orologio marcatempo non utilizzati ed altri importi che rappresentano la minore spesa. Il comune di Mercato San Severino è risultato beneficiario dei seguenti importi: 139.426,48 giusto decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro con il Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie del 27 settembre 2022 relativo al riparto dell'ulteriore fondo per l'anno 2022 da destinare a comuni in relazione alle spese per utenze di energia elettrica e gas. 8.000 euro quale contributo assegnato dalla Camera di Commercio di Salerno nell'ambito dell'intervento a sostegno delle iniziative natalizie. 80.000 euro quale contributo per l'intervento di somma urgente, giusto decreto dirigenziale 514 del 22 novembre 22, Direzione regionale dei lavori pubblici e protezione civile, ad oggetto comune di Mercato San Severino, interventi di somma urgenza per la sistemazione alveo del torrente Solofrana, rimozione e trasporto a rifiuto del materiale alluvionale a seguito delle piogge del 4 novembre 22, ed euro 1635,40 quale contributo per ristoro alle imprese esercenti l'attività di trasporto scolastico emergenza Covid-19. Oltre alla maggiore spesa relativa ai suddetti contributi e trasferimenti, su richiesta dei competenti responsabili di area sono state effettuate altre variazioni in aumento della spesa. La più significativa è quella relativa agli incarichi legali da conferire. Ai sensi dell'articolo 42,4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, le deliberazioni di variazione di bilancio adottate dalla Giunta Comunale in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 175,4 decreto legislativo 267-2000, devono essere ratificate dall'organo consiliare. L'articolo 175,4 prevede che la versione di bilancio adottata dall'organo esecutivo in via d'urgenza devono essere ratificate a pena di decadenza da parte dell'organo consiliare entro i 60 giorni seguenti. Sulla proposta di deliberazione in oggetto, che viene sottoposta all'approvazione di questo Consiglio Comunale, è stato acquisito il parere favorevole espresso ai sensi di legge dall'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente con verbale 95 del 16-12-2022, acquisito in data 19 dicembre 2022 al protocollo generale con nota numero 28.582. Grazie Assessore Del Regno, apriamo la discussione. Chi intende intervenire, alzi la mano. Prego. Grazie Presidente, io solo per chiedere all'Assessore Del Regno se era possibile, visto che non ho seguito e quindi non ho una grande memoria, non ho memorizzato tutto quello che lei dice, l'aumento, se c'è stato un aumento del contenzioso e quindi noi dobbiamo aumentare per gli incarichi legali da conferire, volevo sapere rispetto a quali procedure che sono giunte. Solo questo lo so. No, io in un rapporto dialogico volevo sapere, visto che lei fa riferimento agli incarichi legali da conferire, quindi abbiamo bisogno giustamente di una copertura finanziaria, di che trattasi, solo questo. Ma sì, poi la faccio precisare anche all'assessore. Vabbè, o lei o l'assessore Scarano. No, tu sei due secondi, poi chiaramente risponderai tu. Mi sembra di questa situazione abbiamo parlato pure in commissione bilancio, perché ovviamente ne abbiamo portate pure in commissione bilancio. Queste sono spese legali, che sono degli importi che vengono previsti per eventuali incarichi, su cui penso che potrà dettagliare meglio l'avvocato, l'assessore Scarano. Se è possibile. Allora, la variazione è stata motivata dal fatto che
nell'ultima fase dell'anno sono arrivate e sono stati notificati dei ricorsi che attengono alla procedura dell'evidenza pubblica che riguarda la mensa scolastica. Ah. Quindi è stata sostanzialmente, colgo l'occasione per informare sullo stato di questo contenzioso, il comune è ritualmente costituito, c'è stata anche una istanza, un'udienza cautelare con un abbinamento al merito e nel marzo prossimo si discuterà il merito del servizio. Ma su un ricorso del secondo, capisco bene? Sì, sì, un ricorso del secondo, poi c'è stato un incidentale del terzo sul secondo, diciamo un contenzioso tipico che nasce in tali fattispecie. Poi c'è stato un altro. Però nel frattempo è stato assegnato il. Assolutamente, assegnato in esercizio perché decorsi i 35 giorni dall'aggiudicazione, la clausola di stand still decade e di conseguenza si procede all'aggiudica in assenza di sospensiva. Quindi il Tribunale amministrativo non ha sospeso e di conseguenza il contratto è in essere. Tutto questo è arrivato, successivamente è stato notificato un ricorso da parte di FGA verso Cogea Impresit, riguarda la procedura di mitigazione del rischio geologico su Spiano. La precedente aggiudicataria FGA aveva lavori di mitigazione. Lì c'è stato un procedimento un po' articolato, nel senso che la prima aggiudicataria era FGA, a fronte del ricorso di Cogedi, la seconda classificata, il Tar Salerno aveva disposto prima verificazione e poi aveva annullato la verifica di congruità. A quel punto il Comune ha reiterato il procedimento di verifica secondo le indicazioni della sentenza Tar e pertanto ha ritenuto non congrua l'offerta di FGA, escludendo FGA e aggiudicando la seconda. FGA ha proposto ricorso con istanza cautelare respinta dal Tar Salerno, ragione fissazione del merito in ragione delle attività svolte dal Comune di Mercato San Severino come riportate per l'appunto nella motivazione dell'ordinanza. Ci sono state poi altre due riassunzioni di giudizi in sede civile derivanti da sede amministrativa, quindi da un punto di vista della regolarità degli atti di conferimento di incarico questa non c'entra, sono altri procedimenti. E quindi al fine di regolarizzare ovviamente le determine di conferimento di incarico era necessario garantire la copertura e per questo motivo è stata fatta la variazione. Grazie Assessore Scarano, Assessore Del Regno. Ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto. Chi intende intervenire? Non ci sono dichiarazioni di voto. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole al quarto argomento all'ordine del giorno, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 264 del 30/11/2022, variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione dell'esercizio 2022-2024, esercizio 22, articolo 175, comma 4 del testo unico enti locali. Chi è favorevole alzi la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 favorevoli, contrari. 1, 2, 3, 4, 5, nessuno astenuto. Per l'immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, contrari. 13 favorevoli e 2 contrari. Licenziato anche il quarto argomento, passiamo Presidente, al quinto argomento. Chiedo scusa. Prima di proseguire per il quinto punto dell'ordine del giorno, chiedevo una sospensione di 5 minuti, se era possibile. Se viene accolta, altrimenti mettiamo la votazione. Grazie. Accolta? Grazie. Allora, giusto veramente 5 minuti, 10 minuti massimo. Prego.
Per cortesia, riprendiamo la seduta. Procediamo all'appello, segretario, cortesemente. Grazie Presidente. Il sindaco Summa presente, Amoroso, Albano, Iannone, De Santis, Esposito, della Corte sempre assente, Ascolese, Iannone Fabio, presente. Russo, Ingenito, Ansalone, presente, Figliamondi, Lupone, Landi Eliana, Landi Francesca presente, Romano Giovanni assente. Sono 15 presenti e 2 assenti. Quindi 15 presenti con 2 assenti. La consegna delle schede. Quindi dovrebbero essere segretario quante schede? 15. Preciso che va dato un voto per ogni consigliere comunale. Quindi grazie agli scrutatori, procediamo alla conta delle schede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Procediamo all'estrazione. Allora, De Concilis. De Concilis. De Concilis. De Concilis. Tepedino Raffaele. Zambrano Gerardo. Tepedino Raffaele. Zambrano Gerardo. Zambrano Gerardo.
R. Michele, Ciarletta, Carmen, Ciarletta, Carmen, R. Michele, Cecilia De Concilis, Carmen, Ciarletta. Pertanto, Concilio De Concilis Cecilia con 5 voti, Ciarletta Carmen 3 voti, Zambrano Gerardo 3 voti, Tepedino Raffaele 2 voti e R. Michele 2 voti. Pertanto risultano tutti eletti. Auguri agli eletti. E mi date una esecutività? Per la immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, all'unanimità. Quindi sull'ordine del giorno, sul numero 5 all'ordine del giorno, c'è l'immediata esecutività all'unanimità. Passiamo all'argomento numero 6, ultimo argomento. No, penultimo, chiedo scusa, non l'avevo visto. Approvazione accordo di distretto denominato distretto del commercio della Valle dell'Irno. Relazione all'assessore Cavaliere. Prego, assessore. Premesso che la Regione Campania con legge regionale 21 aprile 2020, numero 7, testo unico del commercio, ha disciplinato i distretti del commercio. Con deliberazione di giunta regionale 387 del 2021, avente ad oggetto ambiti territoriali distretti del commercio, criteri attuativi ex articolo 11 della legge regionale numero 7 del 2020, è stata approvata la disciplina attuativa dei distretti del commercio. Con deliberazione della giunta regionale 522 del 30/11/2021 si è preso atto del sentito espresso dalla terza commissione consiliare permanente competente in ordine ai criteri attuativi per l'individuazione dell'ambito territoriale dei distretti del commercio adottati con delibera di giunta regionale 387 del 14/settembre/21, così come previsto l'articolo 11,2 della legge regionale 7 del 2020. La Regione Campania, in un avviso pubblico 23 dicembre 2021, ha individuato le modalità e i termini per il riconoscimento e l'iscrizione dell'elenco regionale dei distretti del commercio. Considerato che l'amministrazione comunale intende porre in essere ogni utile iniziativa alla promozione, sviluppo e riqualificazione della rete commerciale che sia coerente con gli obiettivi dell'amministrazione e che per qualità e contenuti possa garantire positive ricadute di promozione del territorio e delle sue eccellenze ed incentivo all'aumento dei flussi turistici già nel corso del precedente mandato di questa amministrazione, gli assessori alle attività produttive e alle politiche culturali e turistiche hanno lavorato all'elaborazione di un percorso programmatico e di networking al fine di creare le basi del distretto del commercio. Con delibera di giunta comunale 80 del 23 giugno 2020, avente ad oggetto atto di distretto indirizzo distretto del commercio, si proponeva di avviare l'attività di raccordo con le associazioni di categoria del commercio e il conseguente iter amministrativo per la realizzazione del distretto del commercio. Dal novembre 2021 l'amministrazione ha avviato una serie di attività interlocutorie con le associazioni di categoria, quali Confcommercio e Confesercenti, al fine di individuare i punti essenziali dell'attività posta in essere. Continuava così un alacre lavoro dell'amministrazione al fine di individuare le linee programmatiche, gli obiettivi e le finalità. Contestualmente correvano incontri con gli enti limitrofi al fine di individuare le eventuali omogeneità su cui impiantare il distretto al distretto. Nel febbraio 2022 si accoglieva l'istanza del Comune di Montoro di Manonissi di costituire un distretto diffuso del commercio tra i tre enti. Si tratta di tre territori accomunati da molte caratteristiche e che condividono radici storiche, culturali e sociali con un bacino di utenza per il futuro distretto di oltre 57.000 abitanti. Il 5 agosto 2022, con la deliberazione di giunta comunale 160, si proponeva ai comuni di Manonissi e Montoro la costituzione di un distretto del commercio secondo le modalità previste al testo unico sul commercio e del relativo disciplinare attuativo, per il quale il comune di Mercato San Severino assumeva il ruolo di soggetto capofila. Con lo stesso atto deliberatorio
si demandava responsabile di settore competente tutti gli atti conseguenziali, ivi compreso l'espletamento dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse a prendere parte al distretto diffuso del commercio, denominato distretto del commercio Valle dell'Irno. Tale avviso ha avuto il riscontro delle associazioni di categorie dei commercianti, Confcommercio e Confesercenti, associazioni dei commercianti locali, delle Proloco, delle associazioni culturali e ricreative del tempo libero e dell'Università degli Studi di Salerno. Il 27 settembre 2022, con la deliberazione di Giunta Comunale 202, è stato approvato atto di indirizzo avviso pubblico per l'indizione del concorso di idee un logo per il distretto del commercio Valle dell'Irno. Questo atto nasce dall'esigenza di coinvolgere attivamente la cittadinanza in questo processo di rinascita sociale ed economica, anche al fine di sostenere una rinnovata consapevolezza da parte di tutti i cittadini dell'importanza delle proprie origini. Dopo un lungo e impegnativo iter iniziato nel 2020, siamo arrivati alla definizione di un documento che rappresenta un piano di lavoro innovativo attraverso cui il Comune di Mercato San Severino, il Comune di Baronissi, il Comune di Montoro, i cittadini, le imprese, le formazioni sociali liberamente aggregati saranno in grado di fare del commercio un fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio per accrescere l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese commerciali anche attraverso interventi integrati per lo sviluppo dell'ambiente urbano di riferimento. Quello che si intende realizzare è una polarità commerciale in grado di creare strumenti di governance per uno sviluppo sostenibile del territorio e per la realizzazione di programmi e di interventi a favore delle competitività dei luoghi del commercio. Un altro importante traguardo raggiunto, un passo fondamentale che testimonia una forte volontà a conferire a questo nascente distretto tutte le energie pubbliche e private per far tornare questa importante area della provincia di Salerno ai normali, ai non lontani periodi di fioritura sociale, culturale ed economica. Mi preme esprimere il mio orgoglio e la mia soddisfazione per la realizzazione di questo progetto, che tra l'altro è stato apprezzato dalle associazioni di categoria della Confcommercio e Confesercenti che ci hanno seguito in questo percorso. Pensate che questo credo che sia uno dei primi distretti del commercio che si costituisce nella regione Campania e che ha avuto l'approvazione degli altri due consigli comunali, cioè il consiglio di Baronissi e di Montoro, e tutti i consiglieri hanno votato con voto unanime all'approvazione di questo distretto. Auspico che questa stasera faccia la stessa cosa. Grazie. Grazie Assessore Cavaliere. Ci sono interventi? Prego Consigliere Liano. Grazie Presidente, buonasera colleghi consiglieri. In relazione al punto all'ordine del giorno sull'accordo di distretto del commercio della Valle dell'Irno, anche a nome di tutti i consiglieri di opposizione, con grande dispiacere annunciamo voto contrario. Il dispiacere è dovuto al fatto che per l'ennesima volta si è persa l'occasione di istruire e preparare al meglio un'azione amministrativa pregna di possibilità per la nostra città. Ancora una volta l'amministrazione si è mostrata in affanno sui tempi, sempre con le scadenze dietro l'angolo. Evidentemente, nel caso di specie, il ritardo su direttive della Regione Campania che ormai risalgono al lontano 2021. Proprio con decreto dirigenziale 707 del 2021, infatti, la Regione consentiva ai comuni di costituire distretti del commercio per la successiva iscrizione nei relativi elenchi. Nel 2021 è palese ancora una volta il ritardo. Ritardo che purtroppo non è fine a se stesso. La fretta, o forse meglio l'approssimazione, ha generato un'illogica istruttoria che ha portato ad offendere il naturale, direi fisiologico, distretto commerciale della Valle dell'Irno, che ovviamente non può prescindere, anzi deve comprendere comuni come Fisciano, Calvanico, ma anche Bracigliano, fino ad arrivare a Cassè San Giorgio, Siano e Rocca Piemonte. Evidente e lampante a tutti è l'anomalia di un distretto che vede partecipare tre solo comuni, uno dei quali appartenente addirittura ad una diversa provincia, quella di Avellino.
Ciò, è ovvio, renderà molto più difficile l'armonizzazione degli intenti, avendo non fosse altro amministrazioni sovracomunali differenti. Questa circostanza è stata da me stessa fatta presente in Commissione Attività Produttive, dove purtroppo non sono emerse le concrete motivazioni che giustificassero queste scelte. Abbiamo informalmente interrogato qualcuno dei comuni vicini esclusi, i quali anche in maniera dispiaciuta ci hanno risposto di non aver avuto nessun tipo di invito alla creazione di un così importante motivo di propulsione per il territorio. La cosa a nostro avviso è inspiegabile. Ancor più carente poi è l'iter che ha portato alla formazione della documentazione a supporto della creazione del distretto. Sono evidenti errori, a volte ascrivibili a meri refusi, come ad esempio l'errata indicazione del nome stesso della nostra città, si scrive con la S puntata. In altri casi, invece, l'errore è meno scusabile, avendo riportato in atti frazioni e riunioni del paese assolutamente inesistenti, come ad esempio la frazione di Casa Scienze, forse intendevate Casa Crescenzo? In conclusione, come detto, l'istruttorio manca di seri ed apprezzabili contenuti, riducendosi ad una mera elencazione manualistica di iniziative che non entrano minimamente nello specifico e nelle peculiarità dei singoli territori. Per questo motivo, lo ripetiamo con grande dispiacere, perché si è perso ancora una volta un'opportunità, annunciamo voto contrario. Grazie. Grazie, consigliere Landi. Un attimo solo se ci sono prima altri interventi. Assessore Cavaliere, prego. Mi dispiace per l'opposizione che fa questo tipo di valutazione, visto che loro si perdono un'opportunità. Questo progetto è stato frutto di un lavoro accurato. Abbiamo fatto anni di lavoro, di confronti con Confesercenti, Confcommercio, che sono le due associazioni di categoria a livello regionale che stanno accompagnando i processi di tutti i comuni che intendono unirsi in distretti. E non nascondo la loro grande soddisfazione e apprezzamenti per il lavoro fatto, che hanno confrontato con altri distretti e hanno veramente si sono complimentati per l'accuratezza e l'impegno e quello che implica il progetto che verrà realizzato. Rendere così vano un lavoro riferendosi a degli errori probabilmente fatti con dovuti a refusi veramente è poca roba, veramente rende credo a chi ascolti proprio l'esempio di quello che si intende demolire, quindi un lavoro fatto con entusiasmo, con voglia, con impegno, con serietà e sottolineo serietà, apprezzato da opposizioni di quanto di veramente di grande rilievo. Sono stata chiamata dall'opposizione degli altri comuni per avere, visto che ho lavorato in prima persona, voglio ringraziare, cogliere l'occasione per ringraziare chi di questa amministrazione ha collaborato con me, al consigliere Fararusso, al consigliere Michele Amoroso, a Rosa Ascolese, che sono testimoni dei continui incontri fatti con i comuni e con le associazioni di categorie. Quindi niente è stato lasciato al caso. La scelta è stata delle amministrazioni di voler scegliere i due comuni, anche perché loro hanno espresso la loro volontà di far sì che il comune di Mercato San Severino facesse il comune capofila. Noi di questa amministrazione vogliamo essere sempre protagonisti di quelle che sono le attività e non vogliamo essere a traino di nessuna comunità, perché abbiamo l'orgoglio di avere una grande tradizione commerciale che tutti ci invidiano e quindi è un distretto aperto. Chi ha voglia di lavorare con un Mercato San Severino che non fa, che traina e non è a traino, il distretto è aperto, caro consigliere Eliana Landi, questo le è stato detto anche in commissione, questo progetto è aperto e non si chiude qua. Tutti coloro che vogliono fare richiesta di accedere al distretto lo possono fare,
non siamo un'amministrazione chiusa, anche perché è stato spiegato anche in commissione, siamo andati a una riunione del consiglio, cioè dell'amministrazione di Fisciano, il quale si è arenata e noi non potevamo perdere tempo, perché i fondi messi in questo momento a disposizione della Regione Campania sono davvero esigui e quindi è importante posizionarsi in modo concreto, una posizione di prestigio per poter attingere questi finanziamenti, come non lo stesso progetto, programma che è stato messo in atto è un programma aperto. Naturalmente non potevamo mettere tutto il primo anno, perché si tratta di stanziare soldi che in questo momento l'amministrazione non può fare, quindi su finanziamenti della regione, e quindi siamo eventualmente anche programma triennale, e quindi invertire, fare le è stato previsto per l'ultimo anno, fa il primo anno. Ripeto, è un progetto aperto dove tutti possono aderire, chi ha voglia di lavorare, perché non vogliamo perdere tempo, non vogliamo costruire un futuro brillante per questa comunità. E quindi le sottolineo che l'impegno è stato grande, mi sarei aspettato un contributo maggiore in commissione. Lei mi aveva preannunciato che avrebbe discusso in consiglio comunale, rendendo vano anche il senso della commissione, perché caro consigliere Landi, la commissione è fatta proprio per discutere, non per rimandare in consiglio comunale. No, mi dispiace, sono stata presente in tutte e due le commissioni. Lei ha ribadito per l'ennesima volta evidentemente i dubbi. Cortesemente non intervenga. Lei dopo, è più di intervenire, ha insistito su Fisciano, quindi sinceramente non le ho spiegato che praticamente Fisciano si è arenata. Le ho spiegato che il distretto è aperto, quindi domani possono fare richiesta per entrare nel nostro distretto. Siamo aperti a tutti. E poi le vorrei ricordare, è vero che Montoro sta in un'altra provincia, ma da quel mondo in mondo, visto che io faccio consulenza fiscale e ho la contabilità di tantissimi commercianti di Mercato San Severino, da che mondo in mondo i montoresi sono sempre venuti a spendere al Mercato San Severino, quindi noi non disprezziamo i clienti del Montoro. Comunque la ringrazio e mi dispiace soltanto che questa opposizione non abbia apprezzato, le altre amministrazioni hanno apprezzato la complessità. La ringrazio. Grazie assessore Cavaliere. Ci sono altri interventi? Consigliere Amoroso, prego. Sì, buonasera. Io in realtà volevo soltanto rammentare che nel 2020, quando è stata emanata dalla Regione Campania la legge sul testo unico del commercio, già nel lontano 2020 questa amministrazione, di cui io avevo la delega alle attività produttive, si è prodigata sin dall'inizio. Infatti nel 2020 sull'albo pretorio storico è possibile vedere l'atto di indirizzo che è stato dato dalla Giunta agli uffici per poter ovviamente compiere tutto quanto era opportuno per poter avviare le procedure per l'istituzione del distretto del commercio. Nel 2021 sono stati fatti, così come anche nel 2022, sono stati fatti degli incontri per poter istituire il distretto, che sono continuati. Ovviamente il dato di fatto è che intanto questa amministrazione sta costituendo il distretto. Per quanto gli altri comuni limitrofi vogliano ovviamente dire la loro, in realtà il dato di fatto è che noi lo stiamo istituendo. Se loro effettivamente avevano intenzione di farlo, sicuramente sarebbero stati l'avrebbero fatto prima di noi, se non sbaglio. Ovviamente noi continueremo con l'assessore a lavorare per continuare ovviamente a istituire questa bellissima realtà, che ci potrà sicuramente far decollare ancora di più come attività produttive, e va bene così. Grazie. Grazie consigliere Amoroso. Ci sono altri interventi? Posso intervenire? Prego consigliere Russo. Buonasera di nuovo. Allora, è veramente un peccato quando l'opposizione, che deve fare il suo lavoro di opposizione giustamente, voglia bocciare un progetto per principio, quando questa secondo me è un'occasione unica in un momento devastante per l'economia, per insomma dare l'opportunità al territorio di risollevarsi. Credo che il progetto sia un progetto che abbia una sua validità, abbia una sua importanza, e mi dispiace che non si riesca o non si voglia coglierne il valore. Tra l'altro il partenariato dell'università secondo me rende ancora merito di più alla bontà del progetto che si è disegnato col tempo. Certo, ci è voluto il tempo, perché ci vuole il tempo per preparare un progetto che poi venga approvato. Per quanto riguarda
pertinenza di Montoro. Vorrei ricordare che il progetto è della Regione Campania, non è provinciale, quindi il fatto che sia un'altra provincia, questo non toglie merito o non toglie, diciamo, possibilità. Chiaramente il distretto non è un'entità, così come l'abbiamo immaginato noi, così come è previsto, non è un'entità blindata, per cui ben venga l'aggregazione di altri soggetti che siano desiderosi di partecipare con noi. L'obiettivo, secondo me, di un'amministrazione deve essere anche quello di offrire al territorio la possibilità di crescere, di accedere a fondi essenziali, e questa possibilità che ci viene data dalla Regione è una, secondo me, una possibilità irripetibile e imperdibile. Per cui, devo dire la verità, insomma, ci resto un po' male, lasciatemi la semplicità della proposizione, quando sento che ci si ancora a cose anche, insomma, non di grande valore rispetto invece alla portata eccezionale del progetto. Grazie consigliere Russo. Ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto? Qualcuno vuole fare qualche dichiarazione di voto? Passiamo direttamente alla votazione. Allora, chi è favorevole al sesto argomento all'ordine del giorno, approvazione accordo di distretto denominato distretto del commercio Valle dell'Irno, chi è favorevole alzi la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contrari. 1, 2, 3, 4, 5. Immediata esecutività. 10. 11. Immediata esecutività. 13 favorevoli. Contrari. 2 contrari. Passiamo all'ultimo argomento della seduta, articolo ordine del giorno numero 7, articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, relazione il consigliere, l'assessore del Regno, mi scusi assessore. L'articolo 20. Commi 1 e 2 del decreto legislativo 175 del 19 agosto 2016, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, prevede che le pubbliche amministrazioni dovevano procedere entro lo scorso 31/12/2021 alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2020, predisponendo, qualora ricorressero i presupposti previsti dalla legge, secondo l'articolo 20,2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. La ricognizione effettuata con deliberazione di Consiglio Comunale numero 53 del 31/12/2021 è stata comunicata al MEF, secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto Legge 90 del 24 giugno 2014, ossia tramite l'applicativo partecipazione del portale Tesoro. A completamento di tale adempimento, entro il 31/12/2022, le amministrazioni, ai sensi dell'articolo 20,4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, devono approvare una relazione sull'attuazione delle eventuali misure previste nell'eventuale piano di razionalizzazione adottato nel 2021. Entro il 31/12/2022, inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2021, predisponendo, come già detto e ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto correlato d'apposita relazione tecnica. I provvedimenti adottati nel corso del 2021 devono essere comunicati al MEF con la modalità già indicata in precedenza, fermo restando la comunicazione alle competenti sezioni della Corte dei Conti. La revisione compiuta sulla base delle risultanze delle precedenti istruttorie approvate dall'organo consiliare negli anni precedenti, già comunicati al MEF, effettuata dal responsabile dell'area gestione e tutela del patrimonio e dal responsabile dell'area finanziaria per le rispettive competenze, ha fornito i seguenti esiti. Non risultano partecipazioni indirette di questo ente, mentre risultano partecipazioni societarie dirette come di seguito. L'ASMENET, società consortile a responsabilità limitata, e questa società è attiva e svolge attività di realizzazione di centri di servizi territoriali. E poi c'è la CSTP, azienda della mobilità SPA in amministrazione straordinaria, che non svolge attività questa società non svolge attività di trasporto terrestre di passeggeri dal 1 gennaio 2017.
con riferimento all'approvazione bilancio e risultato d'esercizio relativamente alla partecipata Asmenet società consortile a responsabilità limitata, si rappresenta che è stato approvato il bilancio del 2021 con un risultato d'esercizio inutile di 46.042, mentre ovviamente non è stato approvato il bilancio, non è stato redatto il bilancio della CSTP azienda della mobilità SPA perché in amministrazione straordinaria. Quindi, pertanto, rilevato che non risultano lo stato partecipazione societaria indirette, ma risultano le partecipazioni dirette in Asmenet ARL e CSTP azienda della mobilità SPA in amministrazione straordinaria, ritenuto pertanto di approvare la ricognizione delle suddette partecipazioni possedute direttamente alla data del 31 dicembre 21, accertandola come da quadri sopra riportati, al fine di agevolare la compilazione nell'applicativo partecipazione sezione revisione straordinaria del Dipartimento del Tesoro. Dare atto che l'istruttoria eseguita sulla base delle risultanze delle precedenti istruttorie approvate dall'organo consiliare negli anni precedenti e già comunicate al MEF propende per l'esistenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, come già avvenuto negli anni precedenti. Visto il parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'articolo 49,1 decreto legislativo 267/2000 del responsabile dell'area gestione a tutela del patrimonio affari generali istituzionale, visto il parere inoltre di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'articolo 49,1 267/2000 del responsabile dell'area finanziaria, si propone di prendere atto che non risultano allo stato partecipazioni societarie indirette e di prendere atto che risultano partecipazioni dirette in Asmenet ARL e CSTP azienda della mobilità SPA in amministrazione straordinaria e di approvare la ricognizione delle suddette partecipazioni possedute direttamente alla data del 31/12/2021. Grazie Assessore Del Regno, apriamo la discussione, chi intende intervenire? Ci sono interventi. Dichiarazione di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Passiamo alla votazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno, punto numero 7, articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, revisione periodica delle partecipazioni pubbliche. Chi è favorevole? Alzi la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contrari? 1, 2, 3, 4, 5 contrari. Per l'immediata esecutività chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Contrari? 2 contrari. Con questo argomento termina la seduta. Ovviamente ci sarà un altro consiglio comunale, l'ultimo dell'anno, che faremo domani, quindi lo scambio, l'ultimo dell'anno domani. No, l'ultimo consiglio comunale dell'anno. Quindi ci faremo sicuramente gli auguri, ma un augurio particolare lo voglio fare e chiedo a tutti, giusto un secondo, al nostro consigliere comunale Erminio Della Corte di un augurio che possa presto ritornare nell'aula consiliare a svolgere il ruolo che il popolo gli ha conferito. Quindi un augurio di cuore di tutto il consiglio comunale e al consigliere Erminio di un ritorno presto in consiglio e di una buona fine, di buon inizio al consigliere. Grazie ancora di tutto e a domani per l'ultima seduta. Buona serata a tutti.